L'esigenza di chiarire, come dire, il motivo per questa pubblicazione che effettivamente ha caratterizzato un po' tutta, diciamo, l'ultima fase della mia vita di preparazione e soprattutto di studi si rifà precisamente a quando avevo 9 anni. È proprio durante, come dire, questo periodo che io ho incontrato la figura di Giovanna d'Arco, precisamente quando uscì il film di Besson, che effettivamente mi fu vietato di vedere al cinema proprio per le scene cruente che esso conteneva. Questo però non ha frenato, come dire, la mia curiosità e soprattutto la passione che già nutrivo nei confronti di questo personaggio, e la cosa più bella fu quando trovai nella libreria di mio padre un piccolo volumetto fatto di immagini e racconti proprio dedicato alla figura della Pulzella di Orléans. Dopo averlo letto mi sono, come dire, innamorato di questa figura e ho scelto comunque di studiare e approfondire la vicenda di Giovanna d'Arco. Da qui, come dire, ho iniziato a collezionare testi, libri e soprattutto anche l'aspetto filmografico è stato molto importante, finché, arrivato, come dire, all'età di 22-23 anni, ho iniziato comunque a scrivere piccoli abbozzi riguardo la vicenda che riguarda la Pulzella di Orléans. E la cosa più importante è che questa pubblicazione è nata per un motivo molto semplice, perché alla seconda laurea, precisamente quella triennale, mi è stato proposto proprio di curare la figura di Giovanna d'Arco in collegamento a Christine de Pizan. Poiché disponevo già di materiale e l'interesse era comunque forte nei confronti della storia di Giovanna, è stato non semplice, però meno complesso redigere alla fine la tesi di laurea. E da qui poi ho continuato a studiare, ho, come dire, approfondito, e soprattutto anche attraverso i documenti francesi d'archivio, precisamente di Rouen, ho potuto, come dire, approfondire ulteriormente le vicende che riguardano questa misteriosa fanciulla proveniente dalla Lorena. E alla fine, come dire, ho pubblicato questa piccola monografia, Giovanna d'Arco, guerriera, eretica, donna, che tratta un po' i diversi aspetti di Giovanna, da quello appunto di guerriera, quindi viene messo in risalto soprattutto l'aspetto della chevetin francese, ovvero del capitano da guerra, l'aspetto, come dire, dell'eretica, che viene condannata principalmente per la questione dell'abito, oltre all'accusa di eresia e stregoneria, e soprattutto donna, perché non dobbiamo dimenticarci, parlando soprattutto in termini storici, che Giovanna è una donna a tutti gli effetti. È una donna fragile, è una donna che parte, come dire, da una vita di contado, è una filatrice molto molto abile, per poi trovarsi nei campi di guerra, nei campi di battaglia contro gli inglesi. Quindi l'aspetto importante dal mio punto di vista che si ritrova nel libro è anche quello della psicologia proprio di Giovanna d'Arco e come lei reagì a tutto ciò che la circondava durante il periodo di guerra. L'aspetto altrettanto importante è poi, come dire, l'accuratezza del processo. Lì soprattutto ho investito molto materiale e ricerca per capire effettivamente come si fosse svolto il processo contro Giovanna, e ho preso in considerazione soprattutto la pubblicazione di Teresa Cremisi, storica autorevolissima, che già aveva, come dire, sviluppato un percorso di ricerca riprendendo proprio i documenti processuali contro Giovanna. Questo libro quindi è un po' la conclusione di un percorso fatto di passione, di dedizione e di studio, e dopo, insomma, averlo visto, dopo averlo stretto tra le mani, non potrei essere più felice. L'opera del dottor Charlette è un'opera interessantissima che va incontro a un'esigenza sempre più avvertita ai nostri giorni, quella di avvicinare a un pubblico di non specialisti, di non esperti della materia, un personaggio e un contesto storico, Giovanna d'Arco e la guerra dei cent'anni, decisamente complesso per le sue dinamiche politiche, sociali, militari. Quindi il libro del dottor Charletta non è l'ennesima biografia di Giovanna d'Arco, ma è un'opera che presenta indubbiamente dei caratteri originali, perché unisce al pregio della rigorosa ricerca storiografica attraverso l'analisi della copiosa bibliografia e delle fonti letterarie e documentali sul tema, il pregio di essere un'opera anche divulgativa, che fa uso di una prosa snella, di facile comprensibilità, di un lessico semplice, non tralasciando però il rigore scientifico della ricerca. Il libro di Mariano Charletta viene inserito all'interno di una delle nostre collane, l'Albero delle Idee, una collana che raccoglie in sé professori di diverse parti d'Italia ma anche del mondo. Infatti abbiamo come partecipanti l'Università di Salerno, quello della Basilicata, quella di Roma, quella di Porto, di Malta e di Mosca. Perché il libro di Mariano? Perché il libro di Mariano si inserisce all'interno del nostro progetto, ovvero quello di divulgare
le idee che riguardano sia l'ambito storico, sia quello filosofico, sia quello religioso, sia quello degli studi sociali, sia quello economico, sia quello artistico. Quindi abbiamo ritenuto opportuno di inserirlo all'interno di questa collana.